Estou pedindo a minha presidente agora. Importantissima vittoria, importantissima. Eravamo in un momento critico, i risultati nelle ultime tre partite purtroppo non arrivavano e abbiamo fatto tre sconfitte dopo tre vittorie consecutive, quindi ci poteva essere un abbattimento. Gli avversari venivano da due risultati utili consecutivi, quindi erano qua a giocarsi tanto e con un morale piuttosto alto rispetto al nostro. Siamo stati bravi perché abbiamo gestito alla grande la partita, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tantissimo, non abbiamo mai perso pazienza, abbiamo macinato il nostro gioco creando tantissime occasioni, e la cosa più importante che vorrei sottolineare è la reazione che ha avuto la squadra dopo il rigore sbagliato di Imbruglia. Dopo 10 minuti, 5 se non mi ricordo quelli che erano, avere un'occasione del genere e sbagliarla in una squadra che sta vivendo un momento difficile può essere una mazzata. Invece siamo stati bravi, abbiamo reagito, ci siamo battuti, ci siamo aiutati, abbiamo avuto un atteggiamento sempre bello, importante, aggressivo. E secondo tempo abbiamo sofferto un po' perché non abbiamo chiuso la partita del primo tempo, però poi dopo ci siamo messi un po' a posto e abbiamo controllato, raddoppiato, avremmo avuto l'occasione per chiudere la partita definitivamente. Però sono contento così perché era importante vincere e vedere l'atteggiamento dei giocatori che è stato molto buono, quindi so che abbiamo ancora tante cose da migliorare, abbiamo dei giocatori importanti che stanno però recuperando, quindi sono molto positivo e ottimista per il futuro, soprattutto sulla base dell'atteggiamento che ho visto oggi in campo. Non sempre, ultimamente era stato questo, l'avevo detto ai ragazzi e oggi hanno risposto da grande gruppo quale sono. Domenica prossima andiamo a Rapallo, partita difficilissima sulla carta, partiamo contro tutti i favori del pronostico, noi però siamo una squadra che si vuole salvare, e anche se andiamo a giocare contro una grandissima squadra di categoria superiore allenata da un grandissimo allenatore, che sono felice di incrociare domenica sul campo in uno stadio che non è il nostro, noi andremo per cercare di far bene, di raccogliere qualche punto, perché abbiamo bisogno di incrementare e di avere continuità di risultati,
e vogliamo chiudere il campionato il girone d'andata il meglio possibile e fare delle feste serene.